Amici del Bardo, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime news dal mondo della WWE. E ne ho parecchio, ho un sacco di fogli con gli appunti. Ma prima un paio di comunicazioni veloci. Oggi alle 19 circa sarò intervistato da Spazio Wrestling sul suo profilo Instagram. Se siete iscritti a questo popolare social network, ci vediamo di là. Altrimenti dovrete attendere domani, quando ripubblicherò su questo spazio youtubico la nostra chiacchierata. Stasera alle 21 poi sarò in diretta proprio qui su YouTube, con chat però aperta soltanto agli abbonati. La live sarà come al solito visibile a tutti. Le domande tuttavia saranno soltanto quelle dei sostenitori più accesi del canale. Magari fateci un pensierino, se avete voglia e disponibilità economica potete abbonarvi anche solo un mese e fruire delle due live esclusive che propongo ogni 30 giorni proprio per gli abbonati. E ora andiamo alle news. Stando ai più importanti siti americani, WrestleMania, o quantomeno una parte ingente dello show, sarà filmata mercoledì e giovedì al Performance Center. La WWE ha annunciato che alcuni match si disputeranno in altri luoghi, senza però renderli noti, dunque è ragionevole pensare che anche tali sfide saranno pre-registrate e poi proposte in falsa diretta, chiamiamola così, sabato 4 e domenica 5 aprile. Nelle scorse ore alcuni testimoni, non ci metto la mano sul fuoco, sulla loro attendibilità, però sta girando questa notizia su internet, hanno avvistato dei camion della WWE alla Full Sail University, sempre ad Orlando, in Florida. E visto che il campus contiene dei set cinematografici, in precedenza era proprio un luogo di registrazione televisiva e cinematografica, ecco, sta prendendo piede l'ipotesi che il posto possa essere uno di quelli addizionali che avranno a che fare con la kermesse. La scelta di registrare WrestleMania, ne abbiamo già parlato, è sicuramente logica e intelligente e permette di anticipare qualsiasi decreto impedisca le attività in programma e i problemi di viaggio e di spostamento all'interno degli Stati Uniti, che sono inevitabilmente destinati ad aumentare, ad accrescersi da qui in poi. Ciò che accadrà dopo WrestleMania alla programmazione televisiva WWE rimane invece al momento incerto, anche se a giudicare dalle mosse della federazione pare che la stessa si stia preparando ad un cessate le operazioni a giusta, aggiungo io, salvaguardia della salute degli atleti e dei suoi dipendenti. Non è tuttavia da escludersi che si possa pensare quantomeno a Raw e a SmackDown in forma ridotta, con uno o due match a settimana e con il resto dei programmi composto da interviste o da immagini di repertorio. Questo ovviamente qualora l'allarme sanitario negli States non raggiunga livelli critici. A quanto pare, ad ogni modo, sempre al Performance Center, la WWE nel fine settimana ha registrato le prossime puntate di SmackDown, mentre nelle scorse ore e in queste dovrebbero essere in produzione le future puntate di NXT. Tra oggi e domani dovrebbe accadere lo stesso con un paio di edizioni di Raw, quindi ci si porta avanti, compresa quella immediatamente successiva allo showcase degli immortali, che dovrebbe indicare la strada per il futuro televisivo della Legacy. Quindi se quella puntata avrà al suo interno una sorta di serrate le file, chiudiamo gli armadietti, beh, allora sarà chiara la direzione intrapresa. Ad ogni modo, WWE ha reagito, almeno in questa circostanza, su questo campo, in maniera rapida, veloce, subitanea, cercando, insomma, di mettere insieme tutto il possibile e anche questa idea di registrare WrestleMania, la prima WrestleMania pre-registrata della storia, ecco, a me torna parecchio. Quindi
sulla logistica, sull'impegno, sul tentativo di salvare lo show, direi che ci siamo. Poi restano le considerazioni di ognuno sull'opportunità di farlo questo evento, ma insomma ne abbiamo già discusso nelle settimane precedenti. Nel frattempo R-Truth è tornato campione 24/7 schienando Riddick Moss dopo averlo sorpreso mentre quest'ultimo stava facendo jogging. Non so la pronuncia italiana, credo sia jogging. Vabbè, resta da vedere ora se la cintura tornerà ad essere un orpello comedy oppure se troverà continuità nel ring, in match ufficiali, come accaduto negli ultimi tempi. Stando al Wrestling Observer, Paige sarebbe comparsa in collegamento nell'ultima puntata di SmackDown dalla California, dove sostanzialmente risiede, senza essere presente in Florida perché non se l'è sentita di mettersi in viaggio. La WWE, come precedentemente comunicato, ha scelto una linea molto morbida con chi decide di evitare ogni spostamento e ha optato per un collegamento attraverso Skype. Anche Carmella e Corey Graves, attualmente impegnati in una storia amorosa, hanno deciso di azzerare i loro viaggi ed è per questo che sono risultati assenti negli ultimi show da WWE, con la prima, Carmella, che di conseguenza non ha trovato spazio nel match valido per il titolo femminile di SmackDown annunciato per WrestleMania proprio da Paige. Dopo le dichiarazioni di Braun Strowman che vi ho riportato qualche giorno fa, il combattente ha risposto ad alcuni fan che lo hanno contestato sui social network, specificando che quando ha lasciato il mondo degli strongmen per entrare nel wrestling aveva ben pochi beni di proprietà, pochissimi risparmi, ha parlato di $150, una cosa del genere, e una situazione economica dunque critica. E ciò nonostante ha cambiato la sua vita senza dover dipendere dagli altri. Parafrasando un po' le frasi di Strowman, il gigante ha detto che inseguire i sogni è fantastico, ma per quanto possa essere impopolare dirlo, a volte la vita ti impone di cambiarli. In aggiunta, il mostro che cammina tra gli uomini ha fatto sapere che in questo periodo non sta ricevendo alcuna paga, visto che i live event sono sospesi o cancellati e non sta apparendo negli show televisivi della federazione. Questa affermazione è stata messa in dubbio da molti, visto che è opinione comune che i wrestler abbiano comunque dei minimi garantiti. Tuttavia, nessuno ha mai visto un contratto ufficiale siglato da un atleta con tutte le sue clausole e Strowman non ha rettificato o ritrattato le sue affermazioni. Andiamo ora alla bufala del giorno o del momento, visto che alcuni siti stanno riportando una teorica frase di Vince McMahon che avrebbe detto che CM Punk, qui apriamo le virgolette, non è una persona di cui fidarsi e che ha dei seri problemi. Chiudiamo le virgolette. Ovviamente la frase è sospesa in aria, nessuno ci mette la faccia o il nome e la citazione è riportata con la dicitura «Una fonte ci ha detto che Vince ha detto». Queste balle, perché di balle si tratta, si diffondono rapidamente sul web perché appaiono come realistiche. Punk evidentemente non lotterà a WrestleMania. Vince è il capo della WWE, tra l'altro il web da anni ci sta proponendo l'immagine distorta che sia un vecchio rimbambito, cosa che non è. Le parti anni fa si sono lasciate in malo modo, da tempo girano rumors speculativi, legacy clickbait, ma chiamiamoli rumors speculativi, su Punk che potrebbe ripresentarsi nel quadrato, a dire il vero, spesso cavalcati dallo stesso wrestler, ed ecco che si crea un qualcosa che può sembrare vero, perché unisce tutti i puntini di sospensione generati dallo scenario che vi ho dipinto. Poi può anche darsi che Vince McMahon pensi di Punk che è inaffidabile o problematico, ma di certo non fa in modo che questo arrivi alla stampa o esca dal suo ufficio. Peraltro storicamente WWE ha stretto la mano e ha lavorato
contatto con persone problematiche e inaffidabili quando ambedue le parti avevano di che guadagnarci. Quindi questo non precluderebbe comunque nessun accordo futuro. Ad ogni modo, per come è presentata la notizia, c'è proprio puzza di bruciato. Io vi suggerirei di non considerarla. Chiudiamo con qualche news rapida. Allora, Shayna Baszler ha annunciato una sorta di quarantena da social nella quale posterà quasi solo immagini e video dei suoi allenamenti speciali finalizzati a battere Becky Lynch. Mustafa Lee invece ha seguito un percorso di allenamento personalizzato di 4 settimane che l'ha portato, stando all'atleta, nella miglior forma fisica di sempre. In effetti, a corredo di ciò, ha pubblicato una foto in cui lo si vede tirato a lucido con tutti i muscoli ben in evidenza che brillano e splendono. Naomi ha rivelato di aver avuto invece dei dubbi sull'esibirsi in Arabia Saudita. Dissipati però dopo aver parlato con Natalia, che le ha parlato della sua precedente esperienza in quella zona e dell'importanza di proporre del wrestling femminile davanti ai fan di quella nazione. Per la rubrica Siamo tutti Godzilli, vi segnalo che negli ultimi giorni sui profili Instagram e Twitter si sono date particolarmente da fare Carmella, Deonna Purrazzo, Charlie Caruso e Lana, ma usate con cautela. La chiusura dei centri di riabilitazione potrebbe allungare i tempi di recupero di alcuni wrestler attualmente infortunati. Per far sì che ciò non accada, almeno a lei, Ember Moon ha predisposto una routine giornaliera di modo da continuare con i progressi riscontrati, dalle terapie degli ultimi mesi. Quindi brava, subito si è adattata. No, cosa diceva l'evoluzione, le teorie? Chi si adatta sopravvive. Paige nel frattempo ha aperto il suo canale Twitch, dove prevede di proporre video nei quali videogioca, come un po' fanno tutti o quasi, mettendoci però il suo carisma e la sua particolare personalità. Sheamus ha espresso il desiderio di lottare a NXT TakeOver Dublino contro Finn Balor oppure contro altri atleti europei. Ha nominato Walter, mi pare, Wolfgang e altri ancora. Lo show attualmente previsto per il 26 aprile, però, ha forti probabilità di rinvio. Con questa ho chiuso il cerchio, almeno per quanto riguarda oggi, ma prima di andarmene vi invito a lasciare un bel pollice in su alle news, non vi costa niente, e a commentarle qui sotto con dita roventi, seguendo il faro dell'educazione. Poi vi ricordo ancora una volta che alle 19 fatevi un nodo al fazzoletto, sarò ospite in diretta del profilo Instagram di Spazio Wrestling, mentre alle 21 sarò in diretta su questo canale, con chat aperta ai soli abbonati, ma con la live ovviamente visibile a tutti. Detto questo, sono arrivato alla fine, quindi come al solito vi saluto ricordandovi che noi ci si vede quanto prima, sempre e solo qui sul canale del Bardo. Alla prossima, ciao!